Amici belli del canale, buongiorno dal vostro Lino Juventus. Come vi ho scritto ieri nella community, stamattina avrei fatto il video riguardo la partita di ieri Porto-Inter. Bene ragazzi, arriviamo subito al sodo. L'Inter si qualifica ai quarti con molta fortuna. Ho sentito in giro vari opinionisti sul web, ma tra interisti, ma anche qualche juventino. Cioè dire che l'Inter ha fatto una grande partita, complimenti all'Inter, ha meritato, non era facile, tutte queste cose qua. Ma ragazzi, io mi faccio una domanda, no? Avrebbe vinto la Juventus? Mettiamo che vinceva la Juventus ieri, come ha vinto l'Inter? Anzi, no, che vinceva, anche pareggiava 0-0, si qualificava nel modo fortunoso che si è qualificata l'Inter. Ok? Quanti tifosi juventini avrebbero criticato il modo della Juventus di passare, che addirittura avrebbero chiesto scusa agli avversari, come hanno fatto in passato? Io ricordo quando la Juventus passò contro la Fiorentina in Coppa Italia, qualcuno ha chiesto scusa dicendo che abbiamo fatto un calcio di merda, non meritavamo, dobbiamo chiedere scusa agli avversari. E come mai oggi mi sveglio e trovo gente dire quello che pensavo lo scorso anno con la Fiorentina, dire che l'Inter, complimenti, ha passato, ha fatto una bella prestazione, meritava di passare? Ma l'obiettività di queste persone dov'è? Ieri per me l'Inter ha fatto una partita di merda, è stata fortunata, ci ha avuto culo e alla fine è passata. Perché col culo si va anche avanti. Bisogna ricordare che nel calcio non conta solo giocare bene, conta avere anche fortuna. E se c'hai fortuna vai avanti. Però se la Juventus passava il turno ieri come l'ha passato l'Inter, subendo, traverse, avendo culo, quanti juventini avrebbero detto che la Juventus non meritava di passare, meritavamo di uscire? Dovevamo fare i complimenti al Porto, dovevamo chiedere scuse ai tifosi del Porto per come siamo passati. Vedete ragazzi, purtroppo c'è tanta, tanta, tanta ipocrisia sul web. Se lo fa la Juventus fa schifo, se lo fanno le altre squadre dobbiamo farci complimenti, dobbiamo dire complimenti a loro, hanno saputo soffrire, bravi. Per questo ragazzi, io veramente ogni giorno io sul web mi stupisco sempre di più di certe dichiarazioni di personaggi che veramente non lo so se lo fanno apposta. Quindi adesso, cari tifosi juventini, dovete sapere una cosa, le partite di merda, se le facciamo noi e vinciamo, non valgono, perché abbiamo rubato, perché non meritavamo di vincere, dobbiamo chiedere scusa agli avversari. Però se le partite di merda le fanno gli avversari, fanno le altre squadre, sono bravi a soffrire, meritano di passare, complimenti a loro. Quindi ragazzi, c'è sempre qualcosa, ragazzi, io boh, veramente, a volte mi stupisco, ma è possibile che la gente è così? Io dico la mia, secondo me ieri l'Inter è passato, ma alla fine forse anche meritando, perché quando una squadra come il Porto tra andata e ritorno fa sì e no 3-4 tiri in porta e poi giochi in casa e attacchi, poi arrivi davanti alla porta e tic tac tic tac tic tac, cioè alla fine meriti di uscire fuori. Però non diciamo che l'Inter ha fatto una grande prestazione, perché l'Inter tra andata e ritorno ha fatto anche lei sì e no 2-3 tiri in porta, ha vinto la più fortunata, ha vinto la più fortunata e si è qualificata. Però da qui a far passare che all'Inter mi devo fare i complimenti per la grande prestazione, l'Inter ha fatto una prestazione di merda. Però io ora vorrei sapere, sono curioso se i tifosi dell'Inter chiederanno scusa a quelli del Porto per come si sono qualificati. Quindi ragazzi, ipocrisia sempre che comunque aumenta giorno per giorno, giorno per giorno. Detto questo, l'Inter passa, ora i quarti, voglio vedere se becca una tra Bayern Monaco che già nei gironi vi ha massacrato andata e ritorno. Ecco il Bayern Monaco, il Manchester City, il Real Madrid, il Benfica, occhio al Benfica, poi vediamo la fortuna fin quando vi può aiutare. Quindi ragazzi, questo ci tenevo a dire io stamattina, che vedo troppi ipocrisie in giro. Le partite penose, se le facciamo noi e vinciamo, non valgono, dobbiamo chiedere scusa, se le fanno gli altri si fanno i complimenti. Ragazzi, lo so, ditemi la vostra nei commenti, io nel frattempo vi auguro una buona giornata e sempre fino alla fine, però voglio meno ipocrisia.